E se Ayala avesse usato troppo? Che vuoi dire? Voglio dire che noi sappiamo che ha accompagnato Anna fino a un certo punto. Poi l'ha consegnata a una donna. Beh, potrebbe aver seguito le due donne, scoperto il covo di Ruotolo e aver fatto il furbo con il boss. Nel personaggio ci starebbe, però non so perché è un'ipotesi che non mi convince. Allora la questione potrebbe essere un'altra. Ruotolo potrebbe aver temuto di essere stato rintracciato attraverso Aiello, soprattutto dal momento in cui noi abbiamo identificato Aiello come suo autista. A questo punto bisogna ipotizzare una fuga di notizie. Potrebbe aver tirato a indovinare. Ha saputo dell'irruzione al covo, per non rischiare. È ricomparso. Il cellulare della De Luca è attivo. Da quando? Da un minuto, il tempo di venire qui. E lei? Pronto, De Luca, mi sente? Pronto? Vuoi localizzarlo? Certo, posso localizzare la cella, poi è questione di fortuna. Io vado, guidatemi via radio. De Luca! Solo rumori di sottofondo. Qualunque cosa accada, non riattaccatemi, sarà più facile localizzarlo. Vediamo con lei. Questo è un computer, Giorgio, ai suoi tempi, dannazione. Ferro, siamo pronti dove dobbiamo andare, passo. Serve ancora un po' di tempo. Eccola, zona Santa Lucia. Ferro, Santa Lucia, zona Santa Lucia. Datemi conferma. Santa Lucia, ricevuto, passo. Capitano, Santa Lucia è dall'altra parte della città. Via, via. Non puoi fare una localizzazione più precisa. No, il segnale viene sempre dalla stessa cella. Io più di questo non posso fare. Dottore? Niente, solo rumori di sottofondo. Ecco, ci siamo, allora? Ok, siamo arrivati. Dove dobbiamo andare? Passo. Che facciamo adesso? Che cazzo dobbiamo fare adesso? Che gli devo dire? Che gli devo dire? Forza, Nicoletta! Ci sto provando, Giorgio. Sto cercando di incrociare i dati di più celle, ma non è facile, non ci riesco. Molo San Gennaro. Ferro. Molo San Gennaro! Immediatamente, Molo San Gennaro! Ok, Molo San Gennaro, Pietro. Andiamo, di corsa, vai! Molo San Gennaro, vai! Questa cazzo di catena, spezzala!
spalla. Pietro, guarda, tu non c'entri niente. Vorrei che questo fosse chiaro. Io ho bisogno di te, oggi più che mai. Hai ragione, Sciacca. E io torto. Vabbè, morto. Tu parli come se avessi premuto tu il grilletto. Io ce l'ho solo messa davanti. Ti ricordo che l'ultima decisione è stata la mia. Stai tranquillo, Valerio. Io non farò niente di cui dovermi pentire, ma non cercare di prenderti una responsabilità che è soltanto mia. Il nostro pakistano qua non c'è. Ma avete fatto vedere la foto a tutti? Certo, ma dicono che nessuno l'ha visto. Intanto da qualche parte si sarà cacciato questo, no? Non qua. Rispetto, l'idea del casale era pure buona, ma era una probabilità. C'è andata male. Detta da te, lo dovevi prendere come un complimento questo.
colpo è stato sparato quasi a bruciapelo. Un piccolo calibro. Il proiettile è rimasto... Sì, insomma, comunque sono riuscito ad estrarlo. In modo che potremmo mandarlo alla DIA per farlo esaminare. Sarà del tutto inutile. Pensi che abbiano usato una pistola pulita? Mi ci gioco la pensione. Moreno, ti ringrazio di avermi tenuto al corrente. E se non hai niente in contrario, provvederò io a trasmettere tutto alla DIA. No, figurati, ci mancherebbe. Il magistrato ha già reso disponibili i resti della povera Anna. Se non c'è altro, io andrei. Prenditi una giornata libera. Non deve essere stato facile per te. Non dovrebbe essere facile mai nel mio lavoro. Eppure lo diventa. È la corazza dell'abitudine. Solo che questa mattina mi sono trovato improvvisamente senza alcuna corazza. Fa male, Valerio. Fa male. Ma in alcuni casi serve. Molti di noi non vorrebbero essere qui, ma con Anna. A salutarla per l'ultima volta. C'è stata fatta una richiesta e io ho deciso di rispettarla. Vi ringrazio per aver fatto altrettanto.
quando ci mettiamo addosso questa divisa, sappiamo di fare una scelta di vita. Ma sappiamo anche che questa scelta non è priva di rischi. Così ognuno di noi trova le proprie motivazioni, le proprie risorse per andare avanti. Anna De Luca era una poliziotta capace e coraggiosa e non si tirava indietro di fronte a nessun pericolo. Ce l'ha portata via questa guerra che noi conduciamo contro la criminalità organizzata. Ci mancherà.